Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati su Titanfall 2. Siamo arrivati a 15.000 like l'altra volta, non lo so. Cerchiamo di arrivarci in questa volta. Signori, continuiamo perché tanto qua ci siamo presi bene. Sti video ve li sto mettendo una volta al giorno, sempre alle 14, fissi. Scenario nella cupola di simulazione attivato. Ripristino del terreno. Ok. Sì. Ok, quindi devo salire su questo. Adesso ci penso io. Ah, grazie. Io nel dubbio salgo qua. Brava, guarda che brava. Perché ci aiuta se poi ci vuole ammazzare male? Guarda, scommettete che qua mo fa il ring di combattimento, eh. Fa l'arena, guarda, eh. Commetto quello che volete, raga. Vedi perché si sta costruendo, raga. Io avevo detto. Ve l'avevo detto, da. Ok. Ah, è figo comunque, eh. Ok, ora che hai creato questa cosa, mi rilasci il mio Titan e vediamo di darcele di santa ragione. Dai, che tanto lo so. Scenario 127 nella cupola di simulazione dinamica 314. Eccale. E ora vediamo quanto sei realmente in gamba. Sì, ma poi me le esci. Vabbè, ma sta cupola è fighissima, raga. È realmente figa sta cupola, eh. Vabbè, ma di qua, ma di che stiamo a parlare, raga? Ma è... Ok. Poi come vedete non... Cavie della milizia. Cavie... Tu madre. È un altro test. Prepararsi. Siamo sopravvissuti a stento all'ultimo. Zitto e prendi una pistola. Aspetta, questi sono miei. Ora abbiamo più probabilità di vittoria. Questi sono miei. Caricamento dello scenario 127 completato. 140? Sì. Per forza, eh. Questo è molto vicino. Ok. Queste mi piacciono. Vuol dire che proprio sono ondate queste, raga, eh. Il battito cardiaco sta accelerando. Sei in difficoltà. Vai. La tua frequenza cardiaca è superiore a 170 battiti al minuto. Se possibile dovresti trovare un posto per riposare. Sì, vado subito. Come no? Vedrai. Test del Reaper dell'IMC. Ok, raga, però resistiamo bene, Questo non so cosa sia, ora lo proviamo. Oh, madonnina mia. Vai. Oh, mamma mia, raga, mamma mia. Ne voglio 3. Ok. Ne voglio 4. Trasmissione video pilota Titan ristabilita. Raga, è qualcosa di incredibile. Contengono depositi di armi. Li ho visti caricare sulla catena di montaggio. Fanculo va. Madò, intanto 2 sono morti. Io questo lo voglio ricordare, eh. Oh, madonnina mia. Ma anche no. Ma anche no. Ok. Aia, raga, che danni. Via. Invece, tapin del culo. Ah. Vabbè, ci sta. Però avevo anche sbloccato l'obiettivo. Non mi sembra il caso di avermi fatto morire così, eh. Sinceramente, per una esplosione abbastanza casuale. No, mi tocca rifarlo. Siete figli di puttana, eh. Siete dei grandissimi figli di puttana. Allora, ci risiamo, eh. Qua mi ha detto il ragazzo che... Ok. Raga, scusate, ma io vi faccio fuoco da copertura da lontano, eh.
ovviamente da lontano. Che danni, che danni, raga, che danni, non c'ha senso. Mamma mia, mamma mia, corro, corro. Porca troia. Beh, nel dubbio. Ok. Avete capito? Porta è chiaro. Andiamo alla cupola 314, passo. Vai, vai, vai. Posizione, dateci ordini su come procedere. Chi è? Mamma mia. Disattivati instant proprio, eh. Ammiro la tua tenacia. Grazie. Sì, immagino. Immagino. Siete autorizzati a sparare. La porta si apre. Squadra, pronti a entrare nella cupola. Ma dove state? Ah, merde. Che non siete altro. Vi rompo il grandissimo culo. Ok. Ah, ci sentite. Grazie. Hai capito, sì. Ah, un raro errore. Mamma mia, pensa quando te strappo le mutande che mozzichi. Che raro errore. Oh, ma mozzichi. Poi tra l'altro, ragazzi, c'è una pinna di uno squalo in testa oggi. Vedi, c'è un ciuffetto quello. Piu! Va bene, ma sti cazzi. Dai, su, su, capelli, fate i bravi. Dai, dai, dai. Niente, c'è sempre il ciuffetto quello ribelle. Lo tengo premuto. Niente, ma sai che te dico, restaci. Allora, procediamo. Abbiamo superato abbastanza bene. Ci sto provando. Ci sta provando. No, se ne risente il tuo lavoro. Ricevuto, passo e chiudo. Non temere, con la taglia che gli metterò sulla testa potrei comprarti tutti i giocattoli che vuoi. Settore 4 Charlie. Ah. Delle cariche dalla 21 alla 29. Ok. Il personale dell'IMC, qui è Ash. Mi dispiace dover riferire che a causa di una violazione della sicurezza sono stata costretta a distruggere l'intero edificio. Alcuni potrebbero considerarla una decisione eccessiva. E lo è. Vi consiglio di evacuare immediatamente. Raga, io mi sto sbrigando. Ho visto un dinosauro crepacce malissimo. E qua, qua... dimmi. Ah, qui devo capirlo. Qua devo capirlo. Ah, ok. Vabbè, abbastanza. No, no, ma ho capito, basta, fantasma. Pilota, non so che cosa hai fatto, ma una serie di esplosioni ha indebolito il braccio manipolatore. Sono libero. Ah! Questo posto cade a pezzi. Meglio andarsene. Non sei distante dalla mia posizione. Guarda il tuo altro. Un attimo che devo dare priorità a queste brutte merde. BT dove me lo dà? Mannaggia, come ti disattivo io. Senti, nel dubbio tiriamo una granata, vaffanculo, va. Ok. Tutto ciò che lampeggia mi attira. Madonna, regà. La gravità è incredibile. Cioè, nel senso che se salto vado verso destra. Ok. Mamma mia, raga. Basta, basta. Eccolo lì, che è contro i dinosauri. Perfetto. Tiri, tiri su. No, no, con calma, con calma. Non c'è bisogno del... Almeno credo qua, eh. Sapete che me sa no? Me sa che no? Ah, me sa che ho capito, scommettete? No, non c'è bisogno del fantasma, state tranquillo. Vai così. Ho trovato anche il caschetto. Mamma mia, quanto dai, siamo bravi. Sbagli strada, miliziano. Zio, fammi entrare, va. Stai tranquillo. Pilota, rilevo un'uscita al di là di questa cupola. Guarda il tuo altro. Ok, e ci andiamo subito. Qual è il problema? Mi piace, ma questa è la tua figlia, pilota. Mamma mia, raga, figo questo.
Dai, vieci, vieci. Ah, non mi sparano, non mi sparano. Aspetta, 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 aspetta. Non so. Ah, ok, va bene. Vieni qua. Senti, scusa, eh. Tanta raffanculo, becca di sti cosi. Questi purtroppo non sono molto forti, eh. Vai così. Ma stronzone. Danni eccessivi. Attenzione, attenzione. Madonna, ma perché i danni eccessivi? Ma lascia perdere. Ma che te frega? Dici, eh? Te ti ha detto un grandissimo culo, no a me. Che sarebbe? Ah, salto. Ah, carino, carino. Oh, bello, ma sei tu che te stai a nascondere, eh? Nucleo volo non lo voglio. Guardalo, non viene. Ah. Ma non mi fa impazzire questo, eh. Cioè, è bello, ma non mi fa incatenato. Ma che cazzo sono incatenato? Ma brutto stronzo che non sei altro. No, vorrei... ma in realtà mi piacciono tutte e due. Solamente che preferisco questo qua. Preferisco quello. Non lo so, raga. Io ne giochi così. Lascia perdere il nucleo raffica. Non ce n'è bisogno. Bravo, vola, vola. Bravo, bravo. Ma che hai fatto la ulti? A merda. Raga, quanta vita mi era rimasta? Cioè, l'avete vista? Sì. Allora. Me ne vado per di qua. Ragazzi, ho il Titan messo a briciole praticamente. Ok, non sto messo tanto meglio comunque. Andiamo così. Questo... ah, questo è il fumo, ok. Tranquillo, tranquillo. L'aiuto io il tuo. L'aiuto io il tuo. Che ci vuole? Che ci vuole? Fanculo, ma perché poi c'hanno sti dinosauri? Io non... ah, mica ho capito, regà, eh. Ok, penso che ce ne dobbiamo andare per di qua. It's a dinosaur, mamma mia. Vai, sbrigatevi, o morite tutti. Pensa che brutto se morite tutti. Vieni qua, vieni. Mamma mia, oh. Non è rimasto niente. Non è rimasto niente. Ok. Lisk ha messo una gran bella taglia sulla tua testa. Vivo o morto, per me vale sempre qualcosa. Ah, comunque lo stava a dire. Vivo o morto, tu verrai con me. Io ero sicuro che lo diceva. Iniziamo. Mamma mia, questo è veloce, raga. Velocissima. Velocissima. Ah sì, pezza di merda. Viece, viece. Questa è già più forte, raga, eh. Ok. Per forza, per forza, per forza, per forza. Ok. Vada, finché fai così. Grazie, grazie, grazie. Vieni qua. Ok. Un attimo, un attimo. L'ho presa, non l'ho presa, non l'ho presa, non l'ho presa. Raga, sta incazzata l'ercia. Ah, dai, l'avevo praticamente presa. L'avevo praticamente presa, raga. Aspetta, questa qua, secondo me, secondo lei mi viene addosso, quindi non so dove cazzo sei. Quindi nel dubbio, olè. Spara, eh. Vieni qua. Ok. Vedi che su questa vai nucleo volo. Mamma mia, mamma mia. Parate, parate. Lo so, ma Cristo Dio, ti ho rotto proprio il culo sto giro, eh. Dici. Via. Via. Aspetta che prendo questo. Nucleo volo è bellissimo. È vero, tu no, eh. Vieni qua.
Vieni qua, vieni, non scappare, brutta stronza. Non scappare, stronza. L'importante è che l'hai capito. Quindi andiamocene qua. Alla superficie autorizzato. Ah. Il blocco di sicurezza è stato disattivato. Suggerisco di andarcene attraverso il tunnel. Eh no, ma ci credo. Aspetta che tiro una smitragliata qua. Una smitragliata qua. Ok. Ragazzi, non è stato difficilissimo. Quello là lo voglio lasciare in vita perché mi sta simpatico. Vai, 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 vai. Eccolo che usciamo da sta merda di cosa. Dici, eh? Mamma mia, raga, quanto siamo forti e belli. In particolare belli. Il nostro viaggio attraverso l'impianto sperimentale dei mesi di me che doveva essere la scorciatoia per evitare alcune zone pericolose, ma non è stata una buona scelta. Non procederemo più scorciatoie. Siamo arrivati alle coordinate al punto d'incontro del maggiore Henderson. Ora dobbiamo trovarlo e ottenere risposte. Nessuno può sapere cosa succederà dopo. Va bene. Causa ed effetto. Arrivo al punto d'incontro di Henderson. Pilota, il maggiore Henderson è qui. Perlustra questa struttura. Ci vediamo dall'altro lato. D'accordo. Non farti prendere di nuovo, PT. Eviterò le scorciatoie. Bravo. Evita le scorciatoie, vedrai tu. A tutte le squadre che lavorano all'analisi dell'arca, fare rapporto alla sala conferenze per la presentazione. Ma da quando c'ho le allucinazioni? Da quando? O è un flashback così, a buffo? Credo che siano flashback a buffo. Cos'è successo? Ci sono distorsioni in questa struttura e sembrano causare una spaccatura nel tempo. Finché non avremo ulteriori informazioni, attenzione. Neutralizzando le forze della milizia con decisione. Ah, proprio sto tornando indietro nel tempo, quindi. L'esistenza della razza umana. Ampliando i suoi. Ok. Quindi c'è qualcosa di più, ragazzi. C'è qualcosa di più. Figata però. Ricordate le credenziali di identità. Ora lo ci è rimasto male. Ogni attività ok. Ciao bello. Va bene così. Figo, eh? Cosa è successo alla gente qui? Questi corpi sono invecchiati in modo insolito. Tuttavia ci sono segni di arma da fuoco. Ma io là ho visto un casco. Spero non accada anche a me. Potrebbe. Allora, stavo un attimo concentrato perché strano. Effettivamente... Rilevo segnali della mia traccia dati in quest'area. Probabilmente le distorsioni influenzano le mie scansioni. Non sarà così facile prendere quello, perché probabilmente lo dovevo prendere da sopra. Vabbè, non ci riesco più, ho detto, non mi metto a perdere tempo, Ah, ma quello è BT? Vedi, uno, due, tutti qua. Di un'enorme esplosione di energia nella struttura, ma i dati del tuo casco non la rilevano nell'altra linea temporale. Quindi? Nessuno di questi resti corrisponde al profilo genetico del maggiore Henderson. Forse è ancora vivo. Ma Porelli, di controllare l'atrio della sala di accoglienza. Ti accompagnerei, ma purtroppo il mio telaio non passa dalla porta. Ho capito. Guadagniamoci la pagnotta. Vai. Al contrario, stai dimostrando di valere molto più di un fuciliere di classe 3. Credo che il maggiore Henderson resterà a bocca aperta. Immagino. Immagino proprio. Raga, qua c'è gente intrappolata, raga. Ma te che sta? Ma voglio entrare, mi fai entrare? Non credo che mi faccia. Che cazzo? Oh, mamma mia! Mamma mia, metti! Metti, ci stanno i dinosauri! Na, 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 na. Is a dinosaur. Che cosa? Che ce devo fare con la satchel? Magari la devo mettere qua? Analizzerò il casco del maggiore Henderson per ottenere dati cruciali per la missione. Recuperalo. Ma io sono d'accordo. Ah, ma questo è il generale? Bene.
Molto molto bene, salve. Anderson è morto, ma ho preso il suo casco. Al contrario di lui sembra essere intatto. Bel lavoro, se mi porti il casco lo analizzo per ottenere dati importanti. Ricevuto. Va bene. Però là ci stanno altri caschi che io vorrei tanto prendere. Questo, allora, in realtà se ci perdo un po' di tempo, ma poco, cioè perdendoci un minimo di tempo, uno li può prendere, nel senso, no? Vedi? Trovato uno di due. Questo qua potremmo riuscire a prenderlo, magari facendo... Guardate, no, ma guarda che se poi mi metto in punto io è un casino, Ve l'ho detto io che ci riuscivo. Ve l'ho detto io. BT, arrivo, scusa che sono cose fra me e loro, quindi un attimo, BT, Cazzo, però. Comunque qua era tipo, capito, bellissimo sto pianeta. Pensa che impicci che ci stanno. Il casco di Anderson lo analizzerò. E un attimo, eccolo, eccolo. Con la morte di Anderson, il comando dell'operazione speciale 217 passa nelle tue mani. Ecco. Azioni per la promozione sul campo, Cooper. Briefing della missione di Anderson dal comandante Sarah Briggs della milizia SRS. Ah, sei anche... Due settimane fa abbiamo intercettato le comunicazioni dell'IMC. Hanno trovato qualcosa su Typhon. Un'enorme esplosione di energia è stata scaricata in questa posizione, creando distorsioni temporali. Voglio la SRS sul posto affinché si infiltri nella struttura. Ricevuto. Troverò delle risposte. Questo dispositivo da polso recuperato nell'operazione Grizzly dovrebbe proteggerti. Sappiamo che l'IMC ha ingaggiato Kuben Blisk e i suoi mercenari per proteggere qualcosa di importante lì. Ok. Sì, e Anderson... Sai quanto mi piace scrivere verbali di morte, quindi non agire da solo. La SRS è una squadra. Però Anderson non gliel'ha fatta. I dati raccolti dal maggiore Anderson sembrano incompleti. Abbiamo il dovere di proseguire e portare a termine l'operazione speciale 217. Dobbiamo individuare il dispositivo da polso di Anderson prima di procedere. Registro aggiornato, va bene. Non ho visto nessun dispositivo su Anderson. Sarà sull'altra metà del suo corpo. Ah, ok. Rilevo una breccia nell'edificio dei servizi di sicurezza. Ti fornirò l'accesso. Ah, ok, grazie. È molto, molto gentile. Io resto qui a esaminare la struttura anulare. Tu raccogli informazioni nell'edificio e trova il dispositivo perduto. Questo è un lanciatore, Oh, vabbè, ma regà, ma che figata! Bene, la prossima volta potresti lanciarmi. Ricevuto. Oh, ma è bellissimo, regà. È bellissimo. Come faccio? È impossibile. Come è una magia. Come ho fatto? Ah, proprio qua? Regà, questo è un cimitero. Levato personale non autorizzato. Attivare la sicurezza automatizzata. Che figa. Bene, la sicurezza ha funzionato, devo dire. Signori! Signori, mamma mia, io direi che l'appuntamento di oggi può finire qua. Se il video oggi vi è piaciuto, mi raccomando, pollice in su, commentate, condividete, io continuo a registrare. Al prossimo appuntamento, posso il ciclo 89, schiacciate sulla miniatura che è apparsa qua, che mamma mia. Al prossimo appuntamento, posso il ciclo 89, ciao ciao.